Cari amici, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi domenica 23 aprile 2023, siamo ancora insieme per parlare di mercati finanziari, dei mercati finanziari che stanno vivendo una fase assolutamente interlocutoria, di difficile interpretazione. Perché? Perché ci sono delle forze che controbilanciano le price action e rendono i mercati, soprattutto quelli azionari, abbastanza, diciamo, in equilibrio, anche se è un equilibrio precario. Cioè, da un lato abbiamo gli utili aziendali che sono usciti nelle ultime settimane, che hanno evidenziato ancora un'economia americana che produce profitti, questo è abbastanza chiaro. Dall'altra parte, però, abbiamo una banca centrale che continua a reiterare la necessità di alzare il costo del denaro, e così farà almeno un'altra volta prima di arrivare al pivot dei tassi, per poi mantenerli per un certo periodo di tempo stabili vicino ai massimi. Ebbene, tutto ciò dovrebbe spaventare le borse, ma dall'altro gli utili positivi e le trimestrali che abbiamo visto e che usciranno anche questa settimana per i grandi colossi Microsoft, Amazon, eccetera, eccetera, Coca-Cola, ma non solo, potrebbero dire che, diciamo, l'economia americana è ancora abbastanza forte, è ancora resiliente, e questo dovrebbe spingere le autorità monetarie a combattere l'inflazione con un certo vigore, con una certa forza ulteriormente. E questo rende il mercato molto stabile. Nelle ultime sei sedute abbiamo avuto una fase di congestione, chiaramente delle barre inside che non sono soltanto sul Nasdaq, come state vedendo, ma anche su, per esempio, il Dow Jones, che ha avuto lo stesso andamento, ma anche l'S&P ha avuto lo stesso andamento. Quindi siamo in una condizione di estrema incertezza che, da un lato, fa sembrare che ci sia sotto della cenere che sta covando, e che potrebbe avere conseguenze molto importanti nel prossimo futuro. Dall'altro, in realtà, l'avversione al rischio non si manifesta. Basti vedere l'indice VIX o lo stesso indice Fear and Greed, che rimangono comunque al di sopra, il Fear and Greed al di sopra di certi numeri, che vuol dire appetito al rischio, e l'indice VIX al di sotto di 20 punti. Quindi, tutto sommato, è che dimostra invece che dimostra ugualmente un certo appetito al rischio. Ebbene, quello che in questo momento bisogna osservare è la probabilità che ci sia una recessione nel prossimo futuro. Questo potrebbe fare, è l'unico motivo per pensare ad un eventuale crollo dei mercati azionari, che in questo momento non c'è, anche se ci sono molti indicatori che segnalano, molti indicatori macro che segnalano che a tendere potrebbe esserci almeno un soft landing. Ebbene, tra i funzionari della Fed circola forse la voce di soft landing, e che potrebbe emergere nel prossimo futuro, ma non certo hard landing. E questa è la ragione per la quale i mercati non stanno scendendo in concomitanza anche con dati che in generale dagli Stati Uniti fanno evidenziare un'economia comunque in rallentamento. Detto ciò, quindi, la situazione è abbastanza incerta sul mercato azionario, e questa incertezza, che è, diciamo, legata a questo equilibrio fragile, si manifesta poi anche sul mercato dei cambi, all'interno del quale le correlazioni sembrano assolutamente saltate. Da un lato abbiamo euro-dollaro e cable che continuano a tirare. Guardate l'euro-dollaro che, dopo le varie correzioni fatte recentemente, sta cercando di salire e vuole andare a rompere un punto sul settimanale che è estremamente importante, che è la media 200 settimane, che passa a 1,11. Attenzione, quindi, questa settimana, se l'euro dovesse accelerare e andare a rompere 1,10 e 20, 1,10 e 30, potrebbe anche accelerare verso 1,11. La rottura eventuale porterebbe i prezzi chiaramente in area 1,15. Quindi, prima cosa da segnarsi, al di là delle correlazioni che stanno saltando, è che l'euro rimane molto forte. E con l'euro che rimane forte anche la sterlina, perché la sterlina dollaro, anche se in misura minore, vedete, è sotto la media 100, a livello settimanale si vede che è meno forte dell'euro, mentre a livello giornaliero molto probabilmente riusciamo a capire come anche sul cable ci sia la possibilità, con questo hammer che si è creato venerdì sera, di salire e andare a rompere 1,2540, il che porterebbe i prezzi molto vicino. Se l'euro andasse a 1,15, il cable potrebbe avvicinarsi addirittura a 1,30. Quindi abbiamo le due valute, diciamo, che erano le vittime, ricorderete, nel 2022, all'inizio, diciamo, della guerra russo-ucraina, erano le due valute, euro e sterlina, che più di tutti avevano subito, diciamo, la pressione delle valute concorrenti, e la ragione era ovvia: la guerra era vicino, la questione geopolitica, la questione soprattutto dell'approvvigionamento di energia era un problema che sembrava essere quasi irrisolvibile. Oggi sono le valute più forti, se noi andiamo a vedere, con quelli, tra l'altro, di quei paesi che è rimasta, dove è rimasta un'inflazione assolutamente importante. In Inghilterra è sopra il 10%, in Europa siamo al 7%. Quindi le banche centrali continuano a reiterare la necessità di alzare il costo del denaro anche di più di quanto non faccia la Fed. Ed è questa divergenza tra
tra le politiche monetarie che dovrebbe essere la ragione per cui euro e sterlina stanno salendo. Non succede la stessa cosa per le oceaniche, se noi andiamo a vedere l'Australia dollaro è molto più debole, così come Nuova Zelanda dollaro rispetto all'euro e alla sterlina, il che significa che i cross euro Australia ed euro Nuova Zelanda hanno avuto un'impennata nell'ultimo periodo estremamente significativa. Vi sto facendo vedere Euro Australia, adesso vi faccio vedere New Zealand Dollar e soprattutto Euro Nuova Zelanda, che è il cambio che è cresciuto di più nell'ultimo periodo, con una forza di euro addirittura in correlazione inversa, forza di euro dollaro, debolezza di Nuova Zelanda dollaro. Nonostante io ritenga che di fronte a una sorta di appetito a rischio come quello che stiamo vivendo, che comunque non è risk off di quelli che fanno alimentare la voglia di yen, per dire in soldoni, la voglia di franchi svizzeri, c'è una certa paura latente, ma di fatto non emerge dai dati di avversione di appetito al rischio. E quindi la sostanza è che in questo momento sulle oceaniche grava soprattutto un aspetto: i dati sull'inflazione sono usciti più bassi delle attese, quindi le banche centrali hanno smesso di dichiarare al mondo che alzeranno il costo del denaro. Quindi abbiamo un'Australia al 3,6% come tasso di sconto, invece una Nuova Zelanda che ha i tassi OCR al 5,25%, comunque i più alti, ed è la ragione per la quale io ritengo, e personalmente l'idea di un euro Nuova Zelanda più basso mi intriga da questi livelli, anche se potremmo vedere tranquillamente 1,80-1,82 nei prossimi giorni. Andiamo a vedere lo yen, perché è uno yen che in questo ultimo periodo sta combattendo tra momenti, diciamo, di estrema debolezza a momenti di estrema forza, e rimane comunque al di sopra di certi supporti chiave che dovrebbe rompere per accelerare verso il basso, e tra questi supporti, diciamo che direi 133 in questo momento è uno dei più importanti. E attenzione soprattutto al livello in alto a 135,26, perché se dovesse rompere gli obiettivi potrebbero essere posti in area 138. La settimana entrante è una settimana importante perché ci sono dei dati interessanti, significativi, un po' dappertutto, soprattutto la prima rilevazione del PIL americano del primo trimestre del 2023. Vedremo come andranno le cose. Certamente ci sono anche i dati sulla Germania, sull'inflazione tedesca. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che sono irrisolte, e noi pensiamo che fino alla banca centrale, cioè quindi fino al 3 e al 4 maggio, al 4 o 5 maggio, che sono le date delle banche centrali, rispettivamente la Federal Reserve il mercoledì e la BCE il giovedì, quello sarà il momento in cui potremmo assistere forse ad una correzione della moneta unica. Fino ad allora, a nostro avviso, la moneta unica potrebbe tirare contro le principali valute concorrenti. Abbiamo cercato di fare un quadro riassuntivo della situazione. È un periodo difficile in cui tutti gli investitori stanno cercando di posizionarsi in attesa, diciamo, delle decisioni delle banche centrali. Non è chiaro quello che faranno le banche centrali. Qualcuno parla di rialzo, alcuni di 50 punti base, altri di 25, altri addirittura dicono che non dovrà alzare i tassi perché la recessione è alle porte, e in autunno per molti analisti ci saranno addirittura dei tagli. Questo non lo sappiamo, ma certamente entriamo nella fase calda dell'anno. Rimanete con noi, mettete una like sulla pagina degli amici di ActiveTrades. Noi siamo sempre qui a cercare di dare il nostro piccolo contributo all'education finanziaria in un periodo tanto delicato per i portafogli di tutti gli investitori. Alla prossima settimana, buon trading e buona settimana.